Cercavi una torta senza uova e senza forno? Eccola qui, sofficissima e facilissima da fare. Per fare questa ricetta prendiamo una padella, dentro mettiamo un cucchiaio circa di olio, poi aggiungo un cucchiaio circa di eritritolo o va benissimo anche lo zucchero, poi prendo due banane ben mature, le sbuccio, taglio le banane a metà. E le appoggio sulla base della nostra padella all'interno, in questo modo. E ora mi sposto di là ai fornelli, vieni. Quindi ci mettiamo qui ai fornelli, accendo la fiamma al minimo, mi raccomando, e facciamo insaporire in questo modo le banane. Che stai combinando oggi, Diana? Oggi vi preparo una ricetta per la colazione velocissima, si prepara proprio in un attimo ed è buonissima ed è anche senza uova. E adesso prepariamo l'impasto, anche qui ci servirà una banana ben matura, mi raccomando. Togliamo la buccia e la spezzettiamo nella ciotola. Ora aggiungo 100 g di latte di soia, oppure anche di mandorle va bene o un'altra bevanda vegetale che volete. Prendiamo un frullatore a immersione o un altro frullatore che avete in casa e cominciamo a frullare bene la banana con il latte di soia. Diana, ma che stai combinando? La torta frullato di banana? No, ma vedrai che meraviglia. Ma come fai a non spruzzarti con il frullatore ogni volta? Io se usassi il frullatore mi sporcherei sicuramente. Ho dei ricordi, guarda, di te che frulli. È fortuna, direi. A questo punto aggiungo 20 g di olio di semi. Dolcifichiamo con un cucchiaio circa di eritritolo oppure zucchero se volete usare quello. Poi aggiungo 15 g di cacao amaro, lo setaccio perché ha un bel po' di grumi. E diamo una mescolata. Secondo me è meglio mescolare con la frusta. A questo punto aggiungo 60 g di farina, io qui sto usando quella di grano saraceno. Voi potete usare anche un altro tipo di farina senza glutine se volete, ovviamente. Diana, vedo che la tua farina di grano saraceno è un po' più chiara di quella del solito. Come È mai? vero, è più chiara perché semplicemente quando la farina è stata macinata è stato utilizzato il grano saraceno senza la buccia, che è un po' più scura, quindi grano saraceno decorticato. Mescoliamo e ora aggiungo 6 g di lievito in polvere per dolci. Ecco qui la consistenza finale, guarda che cremosità. E ora mi sposto di là ai fornelli. Torniamo dalle nostre banane e indovina un po', versiamo tutto l'impasto sopra. Abbassiamo la temperatura, io l'ho messa a 4, copriamo con il coperchio e la cuociamo così a temperatura bassa, mi raccomando, per 25-30 minuti. Ogni tanto la controlliamo, mi raccomando, fatelo anche voi così. Controlliamo la cottura, evitiamo di bruciarla anche e niente, ci vediamo tra poco. La nostra torta è pronta, ma prima di andare a vederla, mi raccomando, lasciate un mi piace al video, condividetelo anche come sempre, anche perché nelle prossime settimane arriveranno tante di quelle sorprese per voi che non immaginate nemmeno. E ragazzi, vogliamo ringraziarvi per aver preordinato il nostro nuovo libro Zero glutine, zero rinunce. Se non l'avete ancora fatto, vi lasciamo il link qui sotto e se lo preordinate oggi sarete i primi a riceverlo. Dal 27 febbraio invece lo troverete in tutte le librerie d'Italia e noi non vediamo veramente l'ora di vedere questo libro nelle vostre cucine e vi faccio vedere anche un'anteprima all'interno. Guardate qui, ragazzi. Wow, quante belle ricette, Diana. Ma Diana, ma qual è la tua preferita? La devo trovare, la devo trovare, la devo trovare. Eccola, eccola, eccola. È lei. Buonissima, la Crostata crostata morbida e morbida. lamponi. Wow. Buonissima. Andiamo a vedere, guarda quanto è lievitata! Direi che è pronta, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. Ora prendiamo un piatto, lo appoggiamo sulla padella e capovolgiamo la torta con molta delicatezza, mi raccomando. 3, 2, 1. Oh! Wow, guardate che Aspetta che bella. Ma la centro un po'. Wow, ma che meraviglia! questa è incredibile, Diana. Mamma Secondo mia, me è buonissima. è sofficissima. Mamma mia, quanto è soffice. Quanto è soffice. Una nuvola.
Mamma mia, si scioglie in bocca. Che bontà.